prima di fare gli attacchi dobbiamo lavorare così col diaframma, vedete? Provate a fare questo, prendete un corpo elastico come un palloncino, lo prendete dalla parte, la parte grossa, non questa qua, questa grossa, tendete un po' e rimanete così. Guardate che dopo qualche secondo i bicipiti cominciano a lavorare e voi dovete lavorare per tenerlo così, molto. Sta lavorando tutto il petto, tutto quanto i muscoli. Ecco, questo è il lavoro muscolare che dobbiamo fare con il punto 1. Quando attacchiamo dobbiamo tendere bene il diaframma, perché altrimenti facciamo un attacco di gola. Perché nella gola non ci va il suono, ma ci va il fiato. E ricordiamoci che questa tensione del diaframma serve a non superare il vocal fry con il fiato, altrimenti spingiamo. Quindi il diaframma, prendi il fiato e tendilo e poi oppure o in dentro o in fuori o morbido o messa di voce. Sempre prima dell'attacco si respira e si tende il diaframma come un elastico, va bene? E adesso guardate il video degli attacchi. Gli attacchi, se fai il bel canto devi avere un attacco morbido, se fai Mozart devi usare l'attacco come uno strumento musicale, se fai il barocco devi essere naturale, quasi fisso, perché non esisteva ancora la tecnica della vibrazione operistica in quel tempo. Se vai su Rossini devi articolare molto di più, quindi hai bisogno di un'emissione ancora diversa, un po' più alta, più leggera per poter articolare meglio. Se vai nel bel canto quindi c'è un attacco morbido, se vai in verde l'attacco morbido lo puoi fare solo in alcuni punti, non puoi farlo sempre, perché in Verdi serve anche l'accento immediato. L'attacco è sempre nella aspirazione, anche quando andiamo giù. Dov'è l'aspirazione? Anche se lo fai con la matita, vedi? Dove sta l'aspirazione? Non è nel punto 3, come vi ho spiegato nel video aspirazione tutorial, ma è non superare il vocal fry col fiato, quindi non creare tanto spazio perché giù non ti serve, e quindi vedete che è come uso il fiato che aspiro. Nel passaggio andiamo a usare il fiato così nella valvola, facendo anche il punto 3 come vi ho spiegato nel video dell'aspirazione tutorial. Quindi gli attacchi non sono tutti uguali. Cominciamo con l'attacco, per esempio, di Mozart. L'attacco di Mozart classico, che è quello che un po' spiega come si canta tutto poi, è un attacco come uno strumento musicale. Va bene? Noi abbiamo 5 valvole nella prima ottava, che sono le nostre 5 vocali. Noi non usiamo mai O, E aperti, perché va il suono indietro. Sempre O, E chiuse. U chiusa, I chiusa e A che è molto aperta, sempre o raccolta nella I nei bassi, quindi IA, oppure più a più verso la U negli acuti, O, per dare più spazio, va bene? Quindi sempre con una vocale chiusa guida dobbiamo fare la nostra A, altrimenti si sbraca o si alza. Quindi Mozart vuole l'attacco come uno strumento, Mozart vuole la frase come uno strumento, quindi noi dobbiamo pensare di essere tipo un clarinetto, uno strumento a fiato che ha un attacco preciso in una valvola. Loro hanno un'ancia o la tromba ha un bocchino, noi che cosa abbiamo? Abbiamo 5 valvole diverse. E 2 negli acuti. Quindi le 5 valvole, ogni volta che andiamo a fare una frase, dobbiamo cambiare valvola repentinamente ogni sillaba che facciamo. Dice, ma questo è matto, quando canto io non imparo mai? No, perché questo diventa un automatismo. Avete idea quante ore si fanno i vocalizzi? Non si fanno i vocalizzi ad cazzo, si fanno i vocalizzi fatti con un criterio tecnico, e i vocalizzi sono chiamati vocalizzi perché sono basati sulle vocali, quindi si fanno i vocalizzi per capire come fare le vocali, perché il canto è sulle vocali. Tanto è vero che anche Wolfgang Amadeus Mozart ha voluto
fare delle opere in lingua italiana, perché quelle vocali gli davano proprio un suono molto più omogeneo delle altre lingue, come per esempio il tedesco. Quindi se noi facciamo un attacco mozartiano, no? Dobbiamo andare a... abbiamo una A, dalla sua pace. Scomponiamo con le vocali, quindi andiamo a vedere come nel clarinetto abbiamo una sola valvola, noi abbiamo cinque valvole. Vi faccio sentire da lontano. La voce come uno strumento. Quando andremo a cantare sarà dalla sua pace la mia difende. Vedete che aspiro dando lo spazio nel sol acuto e poi ritorno, si dice raccogliendo, in realtà io chiamo adattando la gola alla laringe, come diceva Enrico Caruso. Quindi questo è il modo di affrontare lo spartito di Mozart, lavorando come uno strumento. Nei prossimi tutorial vi farò vedere gli altri attacchi. Ovviamente quando andiamo ad affrontare altri spartiti faremo degli attacchi diversi. Quindi non è un solo attacco per tutto. Perché che tu ti faccia il nickname e ti chiami bel canto, questo non significa che tu sei un intenditore di bel canto e puoi dare le lezioni di canto. E non significa che in tutti gli stili di opera si usino gli attacchi che si usano nel bel canto. Stiamo attenti, perché lezioni di canto bisogna saperle dare, bisogna stare attenti, perché si gioca con le corde vocali delle persone e con il futuro delle persone, con le speranze, con le aspettative, capito? E in molti casi anche con i soldi. In questo caso no, perché è tutto gratuito per voi. Quindi forza, coraggio, lavoriamo, vi aspetto ancora nei miei video. Condividete, mi raccomando, creiamo una community di tecnica muscolare e cerchiamo di tirar fuori delle belle voci. Qualsiasi problema voi abbiate, potete mandarmi un video e io vi darò dei consigli, ok? Buon lavoro.